Oggi zuppa di miso. Vi preparo questa zuppa in maniera abbastanza veloce, in modo che anche a casa potete realizzarla con poco tempo. Andrò a utilizzare anche alcuni ingredienti italiani e alcune tecniche interessanti. Gli ingredienti che ho già sono per 4 persone, una zuppa che si prepara in 30 minuti ed è veramente facile. Ingredienti: un pak choi, 60 g di tofu, un pezzo di alga kombu, 2 cipollotti, 80 g di daikon fermentato, 30 g di miso bianco, 8 funghi shiitake, olio, cipollotto. Aggiungo il cipollotto. Qualche fungo shiitake. Acqua. E un pezzo di alga kombu. Ora aspetto che la zuppa arrivi a bollore. Vado a tagliare il tofu. Preparo il cavolo cinese o pak choi e divido la parte verde dalla parte bianca. Con la parte bianca vado a fare dei cubetti. Le foglie le vado a mettere direttamente nel brodo. Miso bianco. Un po' di brodo. A questo punto aggiungo il miso sciolto praticamente all'interno del brodo. A questo punto bisogna spegnere e vado ad aggiungere il tofu e la parte bianca del cavolo cinese. A questo punto è tutto pronto, quindi un bel piatto, ovviamente fondo. Inizio con la posizionare la parte verde del pak choi. Brodo. Come ultima parte, il daikon fermentato ridotto a spaghetti. La zuppa è pronta, certo sarebbe meglio gustarla direttamente in Giappone, ma magari ci andiamo insieme un giorno, chi lo sa. Buon appetito, ci vediamo alla prossima.